faccio il ministro dell'interno, lo faccio con orgoglio e di questo mi occupo, non leggo retroscena. Però c'è un governo da tenere saldo. Sì, sì, ma finché il governo fa le cose si va avanti. Non ho capito perché 5 Stelle, ad esempio, sulla TAV un giorno dicono una cosa, un giorno ne dicono un'altra. Oggi ho letto che Di Maio ribadisce che è un'opera inutile, un regalo ai francesi. Io non sto al governo per far regali ai francesi. Quindi non siete in sintonia? Sulla TAV no. Secondo me serve, evidentemente. Ma ho letto una bozza di riforma della giustizia che non mi piace, perché non taglia i tempi dei processi, non separa le carriere, non garantisce più efficienza, non introduce il merito. Chiariamola punto per punto. Basta che non si dica il venerdì il contrario del giovedì. La TAV serve, sì. Il Presidente del Consiglio ha detto che costa meno finirla che tornare indietro, sì. Quindi si parte a spediti, non è che possiamo fare un passo avanti e due indietro. Di Maio ha ribadito piena fiducia a Toninelli. Il ministro dei blocchi. Vabbè, ognuno sì, ribadisce fiducia. Sì, però continua a dire che la TAV non serve. Non so se ha cambiato idea anche sulla Gronda di Genova, visto che ci stiamo avvicinando, ahimè, all'anniversario di agosto, ecco. Togliere i camion dalle finestre dei genovesi è cosa importante. E quindi ci sono tanti altri cantieri da sbloccare da nord a sud. Speriamo che non ci sia un cambio di idea quotidiano, perché ripeto, quando c'è il sì alla TAV il giovedì, non può esserci il no alla TAV il venerdì. O è sì o è no. Il tunnel serve, il treno serve, deve viaggiare veloce il prima possibile. Poi, secondo me si può far meglio, però.